Alchimisti, buongiorno, bentornati su PNA. Oggi parliamo del futuro della nutrizione. Premessa, se state cercando un rapido tutorial per fare qualcosa, oggi non è quel tipo di video. Oggi sarà un enorme video supercazzola, ve lo dico subito, così siete tranquilli, chi deve cambiare video lo può fare subito. Se viceversa, invece, vi interessa sapere dove sta andando la nutrizione, qual è la nuova frontiera dei concimi, dei fertilizzanti, chiamateli come volete, allora questo è il video per voi. Oggi infatti parliamo di biostimolanti. Cosa sono, a cosa servono e quando sono necessari alle nostre colture. Video fondamentale che rientra ovviamente tra i basic, perché ultimamente ne sto parlando spesso, soprattutto negli ultimi video dedicati alla vita che ho fatto. Vi metto qua sopra tutti i vari link, non vi preoccupate. Ad ogni modo, argomento di oggi, biostimolanti e il futuro della nutrizione. Ma dopo, la classica sigla. Rieccoci qua. Come al solito, prima di proseguire, vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanellina per non perdere tutti gli avvisi dei vari video che escono. Vi metto qua sopra, c'è il titolo di oggi, e vi invito a iscrivervi al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, perché lì, insomma, ci stiamo arrivando, ancora qualche iscritto e poi ne vedrete delle belle. Ad ogni modo, partiamo con l'argomento di oggi. L'argomento di oggi che sono i biostimolanti. Come vi dicevo, l'intento è quello di parlare assolutamente, tanto la nostra presentazione, ma oggi la facciamo scorrere via rapidissimi proprio. Infatti, quello che mi interessa veramente calcare è il fatto che oggi stiamo parlando della nuova frontiera della nutrizione delle piante. Dico nuova, ovviamente non è nuovissima, è già qualche anno che ci sono, però davvero molto poche persone, ho visto, hanno idea di cosa siano, del perché vengono utilizzati e perché davvero ci potranno dare una mano. Ma quello che altrettanto mi preme dire è che non dobbiamo cadere in quello che è il bias cognitivo dei bei vecchi tempi andati, cioè del dire come si faceva una volta, così quella era la maniera giusta. Sicuramente ci sono delle cose buone, ottime in quello che si faceva una volta, ma non tutto era perfetto e soprattutto non tutto ciò che le nuove tecnologie ci possono dare è per forza sbagliato o va in qualche modo ad alterare il nostro ecosistema. Forse possiamo usare la tecnologia per avere prodotti invece più sostenibili, sia ecologicamente che economicamente. Quindi non dobbiamo cadere nel bias dei bei vecchi tempi andati, cioè quello che ci fa pensare che il ricordo di ciò che si faceva una volta era per forza migliore. Non è sempre così. Già vedo nei commenti che qualcuno dica che come si faceva una volta, quello sì che era il modo giusto. Ripeto, c'erano cose giuste, ma assolutamente le nuove tecnologie ci possono dare uno spunto in più. Non è una scusa quella di arroccarsi sul passato. Bisogna scoprire cosa c'è di nuovo, perché magari troviamo delle soluzioni che sono estremamente più sostenibili. Un esempio di questo è il letame, che in sé è un concime perfetto, è il concime biologico per eccellenza, quello che tutti osannano. Eppure nell'epoca moderna spesso il letame viene da allevamenti iperintensivi
che hanno un'impronta carbonica assolutamente da dimenticare, piuttosto che una sostenibilità ambientale davvero bassissima. Forse ci sono degli strumenti che ci possono venire in aiuto. Partiamo con una storia, vi voglio raccontare una storia. È la storia dei biostimolanti. È la storia di come sono nati, di come lentamente, attraverso gli studi di università e aziende private, siano diventati una componente fondamentale della concimazione. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere più di quanto io non abbia già fatto. Partiamo nel 1997, quando al Virginia Polytechnic Institute and State University, Zhang e Schmidt si sono accorti che un estratto di alghe, l'estratto di alghe, aveva delle proprietà positive sulle piante. Hanno provato a studiarle e hanno cominciato a provare a dare una definizione dell'effetto che queste sostanze assolutamente naturali, quindi, avevano. E hanno dato questa definizione: sostanze che applicate in piccole quantità promuovono la crescita delle piante. Questa per loro era una prima definizione. Sì, perché la storia dei biostimolanti è anche la storia della loro definizione. Mi spiego meglio: nel corso degli anni si è cercato sempre più di identificare i biostimolanti, di creare i paletti dentro cui si potesse definire l'effetto di un biostimolante. Questo è fondamentale ovviamente per studiarli. E quindi la loro storia corre di pari passo alla storia della loro definizione. Quindi dal 1997 facciamo un salto piuttosto ampio già al 2007, dove gli studi sono continuati, ed ecco che Kaufman, altro studioso di questa materia, dà questa definizione: materiali diversi, perché dall'estratto di alghe e poche altre cose che erano state studiate si erano trovati diversi materiali che avevano un effetto positivo sulle piante, e quindi dice materiali diversi dai fertilizzanti che promuovono la crescita applicati a basse dosi. Questo cosa significa? Significa che già abbiamo fatto un passo avanti. Abbiamo fatto il passo di sostanzialmente definire il fatto che non sono fertilizzanti, quindi non stiamo apportando i biostimolanti per dare nutrimento, ma li stiamo dando perché in qualche modo vogliamo influenzare l'atteggiamento, la propensione della pianta a fare qualcosa. Ecco che quindi nel 2007 Kaufman fece un mini riassunto, definiamolo così, e identificò diverse sostanze che avevano effetti positivi. In particolare, vide che acidi umici e prodotti contenenti ormoni naturali, esempio le alghe, infatti si era scoperto che una parte degli effetti, diciamo così, del biostimolante era dovuto al fatto che gli ormoni che naturalmente le alghe hanno al loro interno, tenete conto che le alghe crescono in un ambiente che possiamo considerare estremamente avverso perché sono circondate dall'acqua, alta pressione, e quindi hanno un flusso ormonale molto elevato, più elevato delle piante di superficie, e prodotti contenenti amminoacidi, quindi acidi umici, ormoni naturali e amminoacidi erano tre sostanze che influenzavano in maniera diretta e positiva l'atteggiamento delle piante, la loro propensione a fare qualcosa. Questo è fondamentale perché siamo passati da una nutrizione che aveva il solo compito di concimare, cioè dare nutrimento, a una nutrizione che voleva anche dare una spinta alle piante, dare delle funzioni antistress. Quindi stiamo cominciando ad ampliare tutta quella gamma di conoscenze che fino alla fine degli anni 90, nei primi anni del 2000, era stata una conoscenza molto statica, molto ferma. Eravamo ancora davvero fermi ai granulari dati a terra, stava la concimazione fogliare, ancora non tutti erano convinti che potesse avere un'efficacia, quindi siamo in un periodo molto particolare. Ma la nostra storia continua arrivando fino al 2010, quindi a circa una decina di anni fa, quando proprio qui in Italia, per la prima volta, il decreto legge 75 del 2010 definisce i prodotti ad azione specifica sulla pianta o biostimolanti. Quindi
è la prima volta che viene legiferato il fatto che esistano dei prodotti di nutrizione che noi diamo alla pianta, ma che non hanno lo scopo di nutrire, ma hanno delle azioni specifiche. E come li definiva? Li definiva così il decreto legge 75. Prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico. Ecco, vediamo che qui abbiamo introdotto alcuni concetti fondamentali. Abbiamo introdotto il concetto che stiamo apportando qualcosa al suolo o alla pianta o a un altro fertilizzante. Quindi andiamo a integrare quello che è la normale fertilizzazione. Andiamo a migliorare il suolo o andiamo a influenzare la pianta. Abbiamo tre effetti. Oltretutto si è cercato di definire l'ambito, quindi l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggere determinate anomalie di tipo fisiologico. Ecco, vediamo che questa prima definizione cerca sempre più di andare nello specifico e di creare una definizione che davvero metta i paletti e permetta di studiare e di impiegare questi prodotti in maniera precisa. La nostra storia però continua nel 2011, quando ufficialmente viene creato EBIC, che è l'European Biostimulant Industry Council. Scusate ovviamente la pessima pronuncia inglese, ma mi perdonerete per questo. È il Consiglio Europeo dei Biostimolanti che mette insieme tutte le aziende che già producevano questo tipo di prodotti e crea un ente in grado di dialogare con l'Unione Europea e con le varie commissioni che si occupano di questo argomento al fine di arrivare a una definizione ancora migliore, alla fine di arrivare a un substrato ancora migliore che permetta davvero di garantire anche a chi acquista il prodotto finale che quello che sta acquistando abbia una reale efficacia, perché ovviamente effetto collaterale della crescita dei biostimolanti, tutti hanno cominciato a produrre biostimolanti, ma non tutti avevano realmente un'efficacia, quindi si cominciava a vedere anche qualche furbetto che con degli studi abbastanza approssimativi diceva: ah, il mio prodotto fa questa cosa, fa questa magia. E sono nati così i famosi prodotti magici che in un modo o nell'altro fanno di tutto, insomma. Avete visto, siamo partiti nel 97, siamo arrivati al 2007, 2010, 2011 per arrivare alla formazione di un organo specifico che cominciasse a garantire l'efficacia di questi prodotti. Si arriva quindi al 2012, dove a seguito delle prime convention dedicata ai biostimolanti, Patrick Dujardin dà questa ulteriore definizione. I biostimolanti sono sostanze e materiali, con l'eccezione di nutrienti e pesticidi, che quando applicati alla pianta, semi o substrato di crescita in formulazioni specifiche, hanno la capacità di modificare i processi fisiologici delle piante stesse, migliorando la crescita, lo sviluppo e o la risposta agli stress. Ecco, vediamo quindi un passo ulteriore a questo. Vediamo che si definisce anche cosa non è un biostimolante, non è un pesticida, quindi non è qualcosa, e questo, badate bene, sarà importantissimo più avanti, non è un pesticida, quindi non ha un effetto abbattente su patogeni o altre avversità, non è un nutriente, non ha lo scopo di nutrire, di apportare elementi, ma ha lo scopo di influenzare i processi fisiologici della pianta, migliorandone la crescita, lo sviluppo e o la risposta allo stress. Ecco, come vedete, assolutamente stiamo cercando ancora una volta, sempre più nel dettaglio, di definire i biostimolanti. Finora ciò che è assolutamente chiaro è che stiamo parlando di un prodotto che non ha nulla a che vedere con i pesticidi e che non ha nulla a che vedere con i concimi. Non stiamo dando un concime, non stiamo nutrendo e non stiamo difendendo la pianta. Stiamo facendo qualcos'altro, vogliamo fare qualcos'altro.
Ecco che, come vedete, già in questa fase si sono trovate diverse sostanze che hanno effetti positivi. Vedete che in questa fase, dall'eccessiva necessità di stringere, a un certo punto invece le maglie si sono allargate, provando a comprendere tutto ciò che aveva un effetto su pianta, ma non siamo ancora alla versione definitiva. La nostra storia, infatti, prosegue qualche anno dopo, precisamente nel 2013, quando, grazie proprio a Ebic, si arriva a dare una definizione che lentamente si avvicina sempre di più a quella che per il momento è definitiva. E cosa dice Ebic nel 2013? Che i biostimolanti sono sostanze e o microorganismi che, applicati alla pianta o alla rizosfera, quindi alle radici, diciamo all'ecosistema radicale, stimolano i processi naturali che migliorano l'efficienza dell'assorbimento e assimilazione dei nutrienti, la tolleranza a stress abiotici, quindi non dovuti a un patogeno tipo un insetto o un fungo, e la qualità del prodotto, quindi influenzano positivamente la qualità della produzione. I biostimolanti non hanno effetti diretti su parassiti e patogeni e quindi non rientrano nella categoria dei pesticidi. Ok, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando quindi di prodotti che hanno una funzione antistress, possono aiutare a migliorare la produzione e possono migliorare l'efficienza dell'assorbimento e dell'assimilazione dei nutrienti. Abbiamo definito gli ambiti. È stato definito che cosa è un biostimolante, su cosa agisce e cosa non è. Notare ulteriormente che anche alcuni microorganismi sono stati aggiunti alle sostanze, in quanto non sono una sostanza ma sono organismi viventi, eppure nel caso ad esempio delle micorrize possono avere un effetto estremamente positivo. Ecco che quindi lentamente vediamo che lungo tutta la sua storia siamo arrivati a una definizione abbastanza precisa di cosa intendiamo per biostimolante. Il passo successivo è quello che si è avuto nel 2019, vedete lentamente stiamo arrivando ai giorni nostri, in cui la nuova legge dei fertilizzanti, quindi il regolamento 1009 del 2019, del Parlamento europeo e del Consiglio, definisce così i biostimolanti. Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante perché rientra all'interno della normativa dei fertilizzanti, con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante, indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della loro rizosfera. Quindi, questa definizione, adesso vediamo gli ambiti, ma incastra i biostimolanti all'interno della normativa sui fertilizzanti. Quando vi dico è nutrizione, non concimazione, è anche questo che intendo. La concimazione apporta nutrienti, un biostimolante ha un'altra funzione. Una di queste funzioni è stimolare i processi nutrizionali della pianta, cioè attraverso i processi nutrizionali, indipendentemente però dal contenuto dei nutrienti del prodotto stesso, tramite questi processi vogliamo migliorare alcune caratteristiche della pianta o delle radici o dell'ecosistema radicale. Ma vediamo questi aspetti. Eccoci, gli aspetti sono l'efficacia dell'uso dei nutrienti, quindi utilizziamo un fertilizzante con lo scopo di migliorare l'efficacia di altri fertilizzanti, in questo caso di concimi, di migliorare la tolleranza allo stress abiotico, quindi di rinforzare le piante, di migliorare le caratteristiche qualitative della nostra produzione, quindi abbiamo uno scopo di tipo puramente fisiologico, vogliamo che, non so, i nostri frutti maturino meglio e infine che migliorino la disponibilità di nutrienti contenuti nel suolo, nella rizosfera, quindi influenzino l'ambiente suolo o l'ambiente radice al fine di rendere più fertile quell'area e rendere maggiore la disponibilità dei nutrienti che o abbiamo apportato con altri concimi o che sono naturalmente contenuti nel suolo. Ecco, vedete come
un passo per volta, abbiamo sempre più definito i biostimolanti. Arriviamo al giorno d'oggi. Questa è la definizione che trovate su Wikipedia. Ovviamente non è una definizione scientifica, ma è una definizione divulgativa, allo scopo di far capire che cosa sono. I biostimolanti sono prodotti di nuova generazione. Badate bene, nuova generazione, stiamo parlando del futuro dei fertilizzanti, utilizzati dagli agricoltori per migliorare la salute e la resa delle colture. Vedete, salute e resa. Dalla semina alla raccolta. Si distinguono dai fertilizzanti in quanto non forniscono direttamente nutrienti alla pianta, ma agiscono migliorando ed incrementando alcuni processi fisiologici che si verificano durante il ciclo vitale. Ecco, vedete, siamo arrivati a quella che è la definizione divulgativa, passatemi il termine, che tenta di far capire appunto dove si voglia andare a parare. Stiamo parlando veramente del futuro, che poi è un futuro molto prossimo, nel senso che è un futuro che esiste già e che sta già facendo quello che deve, ma in un settore che è rimasto fermo per tantissimi anni, ecco, qui abbiamo davvero un'arma in più. Se le nostre culture, sia che siamo in un piccolo orto, sia che siamo in una grossa azienda agricola, se le nostre culture hanno degli obiettivi specifici, i biostimolanti ci possono aiutare e andrebbero assolutamente integrati all'interno delle nostre normali ed usuali pratiche di lavoro. Ora però facciamo un discorso, siamo arrivati a quella che è la definizione attuale e siamo arrivati a capire che cosa sono i biostimolanti. L'idea però che c'è alla base, soprattutto adesso, e per questo vi ricordo l'inizio del nostro discorso, quando vi dicevo di non arroccarvi sui bei tempi andati, come si faceva una volta, perché questi prodotti sono prodotti che hanno un'origine quasi sempre naturale, anzi sempre naturale, sono quasi sempre, se non sempre, ammessi in agricoltura biologica. Questo vuol dire che abbiamo usato una volta tanto la tecnologia e la scienza per ottenere qualcosa che migliora lo stato di vita delle nostre culture, ma al contempo non è un problema per noi. La base ideologica anche che c'è dietro ai biostimolanti è quella dell'economia circolare, cioè è quella di avere un prodotto che deriva da altri prodotti che hanno già avuto un loro ciclo. Quindi le alghe, quindi gli amminoacidi, quindi i microorganismi. In sostanza, sia che vengano prodotti direttamente o che vengano usati parti di altre industrie, l'idea è quella di avere la massima sostenibilità possibile sia in campo sia in fase di produzione. Questo è fondamentale perché, come vedete, quando si parla di agricoltura dobbiamo dimenticarci che chi lavora adesso non abbia in mente la salute del nostro pianeta. Chi fa agricoltura a livello professionale al giorno d'oggi, un passettino per volta, ha tutto l'interesse e l'obiettivo di arrivare ad avere un'agricoltura sostenibile, sia dal punto di vista produttivo che ecologico. Ecco alcune caratteristiche, le riassumiamo. Cosa contraddistingue un biostimolante? L'assenza di tossicità per l'ambiente e per l'uomo. Questo è stato un punto chiave che ha mosso tutti gli studi. L'utilizzo in dosi basse, vi ricordate, è stato uno dei primi parametri introdotti. Basse dosi vuol dire basso anche, basso impatto. Un'origine naturale e da economia circolare, quindi spesso sono la rielaborazione di materie prime che derivano da altre industrie. Un esempio può essere il melasso da barbabietola da zucchero. Dopo che è stato fatto lo zucchero, si ha come scarto la melassa, il melasso, e da questo si ottengono delle ottime borlande, ad esempio, che a loro volta trattate possono dare prodotti con un elevatissimo contenuto di amminoacidi. Non sono fertilizzanti, non hanno lo scopo di nutrire le piante, non sono concimi. Meglio, non sono concimi perché, come abbiamo visto, poi l'Europa li ha comunque inseriti nella normativa sui fertilizzanti. Non sono fitofarmaci, non hanno il compito di colpire insetti o funghi, ma al massimo aiutano la pianta a difendersi da sola coi suoi naturali meccanismi. Agiscono sulla fisiologia della pianta o sul suolo e sono praticamente quasi sempre, se non sempre, ammessi in agricoltura biologica. Questo ci fa capire l'importanza di questi nuovi prodotti. Ripeto, abbiamo usato le nuove conoscenze per arrivare
a dei prodotti nuovi che abbiano efficacia e che soprattutto siano sostenibili. Oh, piano, non è che fanno i miracoli, eh? Però diciamo che un buon uso dei biostimolanti migliorerà nettamente la resa delle vostre colture o la soddisfazione che ne avrete anche solo se avete una pianta di fiori in giardino. Riassumendo le categorie base, che sono gli estratti a base di alghe, gli acidi umici, batteri e funghi che si vanno a integrare con la rizosfera e con la pianta in una simbiosi positiva, ed estratti a base di amminoacidi. Amminoacidi che possono essere di origine animale, ma lentamente, soprattutto per motivi etici, stanno lentamente sempre più scomparendo, soprattutto l'utilizzo è sempre minore, ma anche estratti amminoacidici da vegetali, quindi parlavamo prima delle borlande, ma soprattutto ad esempio estratti di erba medica, estratti di altre piante. Questo brevemente è il panorama. Vi lascio con quest'ultima definizione. Questa è la mia. È quella che nel tempo ho usato per spiegare nella maniera più semplice possibile cosa fossero i biostimolanti e a che cosa servissero. Allora, quello mi piace definire così: i biostimolanti fanno fare alla pianta quello che la pianta sta già facendo, ma in maniera più rapida ed efficace. Fanno fare alla pianta quello che la pianta sta già naturalmente facendo di suo, ma lo fa in maniera più rapida ed efficace. Un esempio: avviene un attacco di un patogeno, la pianta naturalmente tende a difendersi. Se gli abbiamo dato un biostimolante, migliorerà quella difesa. Se una pianta in quel momento ha ricevuto uno stress e sta cercando di reagire a quello stress, col biostimolante reagirà più in fretta e in maniera più efficace. Se sta producendo, stiamo cercando di migliorare la maturazione di un frutto, la pianta sta già lavorando per quello, noi gli permettiamo di farlo in maniera più efficace e rapida. Ecco, questo è il concetto vero di biostimolante. Questo è il biostimolante. Prende la pianta e la potenzia, la fa, gli dà quello sprint in più. Da qui vi rinnovo ancora una volta, se non lo avete fatto, di vedervi, vi lascio come al solito qua sopra il link e anche in descrizione, di vedervi il video di presentazione del canale, nel classico paragone che faccio tra le piante e gli atleti, perché chiarisce abbastanza bene le motivazioni per cui parliamo spesso di nutrizione e non di concimazione, perché uniamo alla concimazione altre cose. Bene, questo è davvero tutto. Mi perdonerete assolutamente per questo video, forse un pochino troppo prolisso, forse un pochino troppo tecnico, ma i biostimolanti, vi garantisco, sono qualcosa che dobbiamo conoscere se vogliamo che tutto il nostro lavoro sulle nostre piante sia corretto. Spesso l'utilizzo di biostimolanti che sono, come dicevamo, naturali, etici, può aiutarci ad avere delle piante più sane e a non usare altri prodotti che magari invece hanno un impatto nettamente più pesante. Quindi facciamoci una ragionata. Poi, se siete tra quelli che reputano tutte queste cose assolutamente inutili, io non posso farci nulla, ma sappiate che abbiamo usato scienza e tecnologia per trovare qualcosa di nuovo e per superare l'approccio in cui tonnellate di elementi minerali venivano sparsi a caso sul suolo. Questo, che si faceva in passato, non è più né sostenibile né corretto dal mio punto di vista e dal punto di vista etico, né per noi né per l'ambiente. Per cui ecco che i biostimolanti possono venirci davvero in aiuto in momenti molto delicati. Vi rinnovo ancora l'invito a iscrivervi al canale, mettere un like a questo video se vi è piaciuto, nonostante lunghezza e argomento non proprio facilissimo. Per il resto non posso che aggiornarvi al prossimo video, che credo arrivi proprio in settimana. Questa settimana ne escono due. Wow! E niente, è tutto, davvero. Per le domande, i commenti, eh? A presto!